Tra gli stand più visitati al Vinitaly, come sempre, quelli degli spumanti e delle bollicine, e in particolare del Franciacorta, fra questi quelli dell'azienda La Montina, che quest'anno presenta due novità. Ne parliamo? Ne parliamo, volentieri, e vediamo anche di assaggiarle. Quest'anno ripresentiamo la seconda vendemmia del vintage in versione annata 2005, un vino, la nostra prima riserva del 2004, poi fu uno dei Franciacorta comunque più premiati, questo con grande orgoglio, anche perché è il primo anno che l'azienda dopo 20 vendemmie faceva la propria riserva. Quindi contiamo su altri premi adesso, puntiamo a quello? Diciamo che i premi fa sempre piacere ovviamente ottenerli, però il premio migliore è quando il cliente è soddisfatto del prodotto e te lo richiede. È un vino decisamente complesso, al di là che faccia questi 60 mesi sui lieviti, ma perché è una selezione rigidissima delle uve Chardonnay e Pinot Nero che subiscono solo una prima spremitura e non più del 35% di resa. Affinamento, fermentazione e affinamento breve in tonneau, quindi botti da 500 litri, e poi fa questi 60 mesi minimo sui lieviti che lo rendono straordinario. E il secondo prodotto della Montina per questa edizione? Secondo prodotto, abbiamo grande richiesta, diciamo, dei clienti, abbiamo presentato quest'anno il Magnum in versione Satin, quindi il Satin è sempre di più questo nome che ormai è diventato quasi moda, perché è un marchio registrato a livello mondiale che possiamo utilizzare solo noi della Franciacorta, e i nostri clienti lo volevano anche nel formato Magnum. Perché, quante bottiglie fate? Di questo Satin ne facciamo 3.000 Magnum, così come del vintage 8.500 bottiglie.